Tre campioni che hanno già provato tutto girano il mondo alla ricerca di novità ed esperienze entusiasmanti. In un viaggio alla scoperta di personaggi unici e dell'innovazione che si nasconde dietro ogni sport. Un racconto appassionante, tra sfide incredibili e talenti sorprendenti, per scoprire ancora nuove, incredibili emozioni. Loro sono Antonio Rossi, Tonio Liuzzi e Yuri Keiki. E questo è Nissan The Quest What If. Innovazione che sorprende. In questa puntata speciale di Nissan The Quest, dopo aver girato l'Europa in lungo e in largo alla ricerca dell'innovazione che sorprende, Yuri e Antonio si godono una meritata vacanza e lasciano spazio a Tonio Liuzzi e ai finalisti italiani della GT Academy, l'unica accademia che trasforma assi del videogame in piloti professionisti. E se pensate che sia solo un gioco, preparatevi a cambiare idea con Nissan The Quest What If speciale GT Academy. Oggi ci troviamo a Vallelunga, storico circuito della capitale, e qui si svolgeranno le finali italiane della GT Academy, alla fine delle quali conosceremo i sei candidati italiani al Race Camp di Silverstone. Ma andiamo per gradi. Cos'è esattamente la Nissan GT Academy? Giunta alla sua 8ª edizione e con oltre 8 milioni di partecipanti, oggi la GT Academy può vantarsi di essere l'unica accademia in grado di formare dei piloti professionisti partendo dai videogames. Si comincia con una selezione mondiale online a colpi di record sul giro, su PlayStation Gran Turismo. Dopodiché i migliori per nazione accedono alla finale virtuale. Da qui escono i 12 migliori gamer per paese che passano alle finali nazionali Virtual to Real. E al termine di durissime prove fisiche e attitudinali e un primo selettivo incontro con l'asfalto, sei aspiranti piloti per nazione arrivano al Race Camp di Silverstone, dove si giocheranno il tutto per tutto per un volante di una monoposto del team Nissan Nismo nel campionato Endurance. L'anno scorso è andata così. Sono testa a testa. Questi ragazzi stanno facendo davvero un buon lavoro. Mi piace vedere che siano aggressivi. Il vincitore ha tagliato il traguardo. E il vincitore ha debuttato alla 24 ore di Dubai, conquistando il terzo gradino del podio insieme al team Nissan Nismo. E ora si ricomincia da Vallelunga con Tonio Liuzzi. Siamo qui a Vallelunga, sono le 9:15, è una bellissima giornata e stiamo aspettando i 12 finalisti della GT Academy italiana. Erano partiti in 24 e ieri si sono sfidati in una finale agguerritissima su Gran Turismo 6. Hanno passato una finale su un giro secco facendo il miglior tempo e adesso sono rimasti in 12. Si sfideranno oggi in tantissime prove fisiche, mentali e media. Non sarà facile per loro e vediamo chi saranno i sei migliori che meriteranno Silverstone. Ciao ragazzi, io sono e sarò il vostro mentore fino alla fase finale di Silverstone. Questa è la fase che voi conoscete, è solo la prima parte virtuale. Adesso passiamo a fare sul serio. Ricordatevi che questa può essere un'opportunità unica. È l'occasione della vostra vita se volete diventare dei veri e propri piloti professionisti. In bocca al lupo! Il mio obiettivo era proprio arrivare qui a Vallelunga per potermela giocare. Un bel traguardo. È una grande soddisfazione. Ci siamo ed è fantastico. Mi aspetto una prova durissima. Credo di essere abbastanza preparato, spero di cavarmela. Sarebbe il sogno della mia vita, poi diventare pilota professionista. Bene, le motivazioni ci sono. Ma ora dovranno affrontare una serie di durissimi test di resistenza fisica sotto il sole di agosto. Nulla in confronto a 24 ore di corsa nel deserto. Si comincia con il blip test.
tecnici di Nissan sono inflessibili e la selezione è naturale. Great day. La prova è stata durissima perché penso ci sono 38 gradi, 40, non so. Conto di rifarmi nelle prossime prove. Ragazzi, complimenti per la prova del blip test. Adesso avremo il test di flessioni. Seconda prova di resistenza. Seconda durissima selezione. Testa e cuore. Bene anche la prova di flessioni. Adesso ragazzi avrete la prova di isometria. E ora le ultime due prove fisiche. E non sarà un gioco da ragazzi. Non mollare. Respira profondo, rilassati. Li vedo molto motivati ragazzi, molto competitivi e con tanto cuore. È stato durissimo però ce l'ho fatta, resisto fino alla fine, non sento più le braccia. Ci poteva fare molto meglio. Adesso l'ultima prova fisica, il salto del sergente, in bocca al lupo. Adesso finalmente passiamo dal virtuale al reale. È arrivato il momento di scendere in pista davvero, a bordo della Nissan Juke Nismo da 200 cavalli. Parte Tonio. Giù il pedale. Traiettorie perfette. E massima precisione. Adesso tocca a voi. L'obiettivo principale che devono capire questi ragazzi è che per andare forte non c'è soltanto il tempo. Bisogna fare meno strada possibile, facendo andare la macchina il più veloce possibile. Giro dopo giro comincia ad emergere il talento. Penso di aver fatto una buona prova, perlomeno discreta, poi vedremo. Potrebbe andare meglio. GT è un ottimo simulatore, ma la realtà è ancora un'altra cosa. Ho fatto qualche errorino per la voglia di spingere troppo. Vediamo cosa dice il cronometro.
Ma un vero pilota deve essere anche in grado di lavorare in un team internazionale e affrontare i microfoni dei giornalisti. Siamo per assistere ad una prova importantissima. I ragazzi affronteranno una simulazione di press conference. La performance di oggi penso sia andata abbastanza bene. Per me la GT Academy è la realizzazione di un sogno. Insomma, darei tutto per questo. What do you like to do in your life? My hobby favorite? Cycling. I don't understand well English. I'm sorry. I think that this experience can change completely my life. Yesterday was a very bad day for me because it's very difficult to compete with all these guys on the PlayStation. I know that if I'm coming here I have more chance to be... Finalmente iniziamo a sentire qualche intervista completa in italiano ed in inglese. E qui c'è molto da lavorare. Dopo aver testato le loro capacità fisiche, il loro talento al volante di una vera auto sportiva e le loro capacità di relazioni con i media, i giochi sono fatti. Ecco la selezione finale. I sei nomi che farò facciano un passo avanti. Alessandro Zedda, Michele Radicioni, Egeo Galofalo, Mintuan, Ivan Brigata e Marco Milio. Complimenti ragazzi. Avete staccato un biglietto per Silverstone. Classifica finale: Marco Milio, Alessandro Zedda, Michele Radicioni, Egeo Garofalo, Ivan Brigada e primo assoluto Mintuan. Eccolo qua, stupendo. È un punto di partenza, ma è anche il massimo che si possa ottenere. Non ho parole, adesso vedo di prepararmi al meglio per Silverstone. La vedete quanto è bella? È una soddisfazione immensa. Bene, la strada è ancora lunga e visto che lo scorso anno il nostro italiano si è giocato la vittoria sul bagnato... Fuori pista per il numero 7 Andrea Cosaro. Tonio ha pensato bene di prepararli da subito a questa eventualità. Chissà che questo non sia l'anno buono.